Ok, innanzitutto grazie per averci invitato. Siamo sempre contenti di raccontare qualcosa di diverso dall'aspetto della tecnologia, puramente tecnologico, perché è bello spesso parlare anche di qualcosa che si estranea un attimo dal lavoro quotidiano che facciamo e da quello che è appunto scrivere codice, disegnare wireframe, tenere infrastrutture e così via. Perché è bello parlare di queste cose? Perché la nostra professione, poi in realtà anche le altre professioni, ma credo che più che altro la nostra, ci danno la possibilità di mettere al centro quello che è la persona, perché noi, se pensate, ci basta un computer e poi possiamo fare il nostro lavoro. Per cui il 99% di quello che facciamo è nelle nostre teste, è nei nostri sentimenti, nelle nostre opinioni, nel nostro studio e così via. Questa sera vi volevo raccontare quindi non tanto come organizziamo i nostri progetti, i nostri repository, il nostro codice, ma come abbiamo trovato una maniera, abbiamo sperimentato varie maniere di organizzare le persone all'interno della vita aziendale, all'interno della nostra azienda. Io sono Francesco Barbera, vi chiederete chi è quello lì nella foto, sono io, è venuta una foto bella della mia vita, la tengo, finché non ne faccio un'altra tengo quella. C'è anche Michele qui con me e c'è anche un altro collega, Leonardo, che mi sono dimenticato di mettere sulle slide, pardon. Buongiorno, noi lavoriamo per un'azienda di 66 persone, ubicata in provincia di Sondrio, in Valtellina. Non è vero, nel senso che è nata in provincia di Sondrio, poi adesso è un po' dappertutto. Abbiamo appunto la sede principale in provincia di Sondrio, in realtà poi nella nostra anima, nel nostro cuore c'è lo smart working, la possibilità di lavorare da remoto, appunto perché ci serve il computer, in questo caso serve poi anche l'internet, altrimenti facciamo fatica, e abbiamo una serie di altre sedi operative che sono le case dei nostri colleghi, i bar dove ci troviamo e così via. In realtà negli ultimi anni poi abbiamo avuto un bel cambiamento, siamo stati acquisiti da una grossa azienda italiana che è Team System, che si occupa dello sviluppo software legato al mondo commercialisti, ma poi anche altre serie di sfaccettature, per cui siamo passati da essere sviluppatori software per vari clienti a essere ancora sviluppatori software per vari clienti, ma poi con un filone costante, in qualche caso principale, che è appunto lo sviluppo software legato al mondo commercialisti, aziende e quant'altro. Cosa facciamo? Facciamo un po' di tutto. Non abbiamo una verticalizzazione specifica su una serie di prodotti, a parte quella che dicevo adesso sul discorso commercialisti. Cerchiamo di offrire dei servizi che vanno dallo startup del progetto fino alla messa in produzione, alla manutenzione, su tutto quello che è lo stack tecnologico. Quindi dal disegnare l'applicazione, capire di cosa ha bisogno il nostro cliente, scrivere il codice per farla funzionare, mettere in piedi l'infrastruttura che poi dovrà sorreggerlo, insegnare a qualcuno, al nostro cliente, come mantenere quell'infrastruttura e così via. In più abbiamo una serie di altri colleghi che non sono direttamente legati al mondo del software, ma che comunque in qualche maniera ci danno una mano a portare avanti quello che facciamo. Ad esempio abbiamo una ragazza in azienda che fa la filosofa e abbiamo tre colleghi che invece fanno gli agricoltori. Per noi è molto importante, oltre a produrre del valore per il nostro cliente, per le persone che poi ci commissionano i lavori, restituire parte di questo valore al nostro territorio. Per cui abbiamo deciso, inizialmente prima con un ragazzo, poi con due, poi con tre, di
accentuare questa cosa e di dare una mano anche al territorio e costruire un piccolo ecosistema in cui, oltre appunto a dare valore al cliente, diamo valore al territorio. E anche questo è interessante. Perché facciamo tutto questo? Perché vi siamo venuti a raccontarvi di cos'è Mondora, di come funziona? Appunto per impattare e darvi la sensazione di come noi cerchiamo di mettere al centro le persone, che poi sono gli ingranaggi fondamentali che ci danno, che ci permettono di portare avanti quello che è il nostro vero scopo. Il nostro vero scopo non è quello di generare profitto, che sia per l'azienda, che sia per noi stessi, che sia per la nostra famiglia, ma in qualche maniera di generare un benessere sociale generale che poi va anche a ricadere ovviamente su quello che è il nostro ecosistema, quindi sulle nostre famiglie, sui nostri colleghi, sui nostri vicini e così via. La nostra azienda, come molte aziende attualmente, sta passando, quindi è già passata a un obiettivo, una missione, quindi invece di essere solo profit e anche purpose, abbiamo una missione e tutto questo, tutte le azioni che facciamo sono veicolate, sono dirette a portare avanti questa missione che appunto è il benessere sociale. Uno dei punti fondamentali è quello per realizzare questa cosa di dare veramente le potenzialità alle persone di vincolarsi, svincolarsi da quello che è il lavoro quotidiano, quello che è fare le cose per il cliente, scrivere codice, disegnare wireframe, installare cose e così via. Per cui ecco, da noi le persone sono qualcosa che una parte fondamentale che poi prende decisioni, porta avanti battaglie, lotte personali e in qualche maniera cerchiamo di dare più spazio possibile a quello che è ogni singola invettiva dei nostri colleghi. Per questo abbiamo una serie di valori collettivi. Non sono, diciamo, un diktat aziendale, non sono niente per cui si può venire licenziati o comunque ci sono tirate le orecchie, anzi sono una serie di valori in cui crediamo tutti e in cui ci contraddistinguono in qualche maniera rispetto magari alle altre aziende. Questi valori danno vita a una serie di principi che poi andiamo a seguire. Andiamo a vedere qualche esempio. Questi principi sono ad esempio la trasparenza, la persona al centro e le tecnologie come strumento di governance all'interno della nostra azienda. Governance intendo il banale tenere in piedi l'azienda, perché ovviamente non è così scontato. Vi racconto quindi che ad esempio nella nostra azienda noi abbiamo un'organizzazione flat, per cui non c'è una gerarchia, non c'è un capo, ci sono due persone che casualmente hanno lo stesso cognome, hanno il cognome uguale al nome dell'azienda. A parte questo, poi non ci sono altri distinguo visibili per cui queste persone hanno un titolo diverso dagli altri. Mi chiamano direttore in azienda, ma semplicemente il soprannome perché non dirigo praticamente niente. Per cui nella nostra azienda, nella nostra organizzazione, ogni persona vale come le persone che ha a fianco. Questo vuol dire che agli occhi di un cliente, agli occhi dei colleghi, siamo tutti sulla stessa barca, siamo tutti con le stesse responsabilità, poi ognuno si può prendere più o meno responsabilità in base al suo carattere, ai suoi impegni e così via, però ecco, non c'è qualcuno che alla mattina ti dice oggi devi fare questa cosa qui perché quel cliente vuole quella cosa lì e così via. C'è invece un prendersi le responsabilità. Siamo passati da una politica push,
quindi una persona che ti dice devi fare questo, a una politica pull. Sono io che vado a prendermi delle responsabilità, che vado a prendere dei carichi di lavoro in base a quelli che sono i carichi di lavoro dell'azienda. Il nostro obiettivo è comune, è quello di far andare bene l'azienda, di stare bene come persone, di far star meglio le persone con cui lavoriamo, non solo i colleghi, ma ad esempio anche sui nostri clienti e così via. Perseguiamo questo obiettivo cercando appunto di prenderci le responsabilità che pensiamo di riuscire a portare avanti. E questo è super interessante perché passiamo da un modello in cui ti viene detto cosa fare a un modello in cui tu alzi la mano e dici ok, posso fare questo, c'è questa possibilità di lavoro, c'è questa persona che sta entrando, ok, quella possibilità di lavoro ci do un occhio io, preparo io un preventivo, chiedo la mano a qualcuno, c'è questa persona che sta entrando in azienda, me la guardo io, gli faccio capire un po' come funzionano le dinamiche qui dentro, magari lo tiro sul mio progetto, cerco di dargli una mano nel bootstrap iniziale. Per fare questo ovviamente dobbiamo avere qualcosa che ci supporti, non siamo in un regime di assenza di regole, anzi in qualche maniera dobbiamo formarci delle regole che poi ci diano una mano a portare avanti tutto questo. Questo perché? Perché appunto non è, ad esempio, non abbiamo un reparto delle risorse umane, non c'è una persona o due o tre persone che si dedicano a fare il colloquio alle persone, capire se su un team serve un'altra persona e così via. Sono responsabilità che ci prendiamo singolarmente. Prendere singolarmente vuol dire magari anche perdercele per strada e così via. Per cui ci siamo inventati, e tuttora ci stiamo inventando, dei modi per gestire la cosa. Parliamo un attimo della trasparenza. Persona al centro, la persona vale, la persona ha opinioni, ha una testa, ha una mente, ha dei sentimenti. È giusto che nelle persone, tra le persone, ci sia della trasparenza. Ci sia ad esempio la trasparenza su come va l'azienda. Il bilancio dell'azienda è pubblico, per cui possiamo leggerlo, ok, capirlo è un po' più complesso, però vabbè. Però ad esempio abbiamo dei sentori di come sta andando l'azienda, possiamo vedere cosa succede, quante sono le spese e così via. Anche in questo senso possiamo prendere delle scelte condivise economiche sulla parte dell'azienda. Attualmente noi siamo in un ufficio, in realtà non è un ufficio perché è un negozio di scuffe, è un ambiente abbastanza grande, saranno 800 metri quadri, forse di meno, 600 metri quadri, non veniva tanto utilizzato, era una vetrina per stufe a legna sostanzialmente, arriva un cliente ogni 2-3 giorni più o meno e gli vendono stufe. E la cosa interessante è che noi cercavamo degli spazi più grandi qualche 2 anni fa e questa persona ci ha chiesto se volevamo venire. Anzi, abbiamo chiesto a questa persona se potevamo occupare in qualche maniera i suoi spazi. Occupare i suoi spazi non voleva dire prendere, mandare via, tirare fuori le stufe e mandare via tutto. Anzi, ha voluto dire, siamo lì in mezzo alle stufe, ci mettiamo qualche tavolo, ci mettiamo qualche presa della corrente e noi lavoriamo in questo ambiente condiviso con questo negozio di stufe. L'ambiente è totalmente aperto, nel senso che se qualcuno di voi vuole venire a trovarci intendo venire a lavorare una giornata, vedere un po' come lavoriamo o così venire a prendersi un caffè, può farlo. E in questo senso anche la scelta di cambiare ufficio, di andare su una situazione così un po' particolare, un po' strana, è stata una scelta condivisa che abbiamo preso un po' tutti insieme. Come facciamo a prendere delle decisioni collettive? Adesso usiamo una piattaforma che si chiama Lumio. Con questa piattaforma è possibile in maniera molto semplice, molto banale,
postare qualcosa, una proposta, un primo input sulla possibile decisione, e poi da lì si scatenano dei thread, si scatena un thread di controproposte e così via, in cui riusciamo in qualche maniera poi a prendere questa decisione. Perché non lo facciamo parlandoci in faccia? Semplicemente perché siamo distribuiti. Attualmente siamo, come dicevo prima, 66 persone, più o meno la metà in provincia di Sondrio, l'altra metà invece un po' in giro per l'Italia, qualcuno anche un po' più lontano, abbiamo un collega in Lituania, abbiamo un altro in Giappone. Per cui ecco, si è creata la necessità di utilizzare degli strumenti tecnologici per andare a aiutarci su alcune parti della vita aziendale. Questo per le decisioni, questo anche per i feedback. I feedback vuol dire come stai andando tu come collega nell'azienda. Ti trovi bene, ti trovi male, sei troppo caricato di lavoro, sei stressato per qualcosa, c'è qualcosa che non va. Abbiamo adottato una piattaforma che si chiama Office Vibe, che più o meno una volta a settimana, poi è abbastanza personalizzabile, chiede al collega di rispondere a una serie di domande, che vanno 5-10 domande, e di proporre ad esempio dei suggerimenti o di specificare meglio delle questioni relative alle domande. Questa piattaforma ci permette in maniera super distribuita, perché ovviamente è una piattaforma online, di capire l'andamento delle persone nell'azienda, se le persone stanno bene o stanno male, perché ovviamente se tutti i giorni vengo in ufficio vedo se una persona è stressata o se non è stressata. Un collega che invece abita magari a 2-3-4 ore di macchina da me, che magari non vedo per 2-3 mesi, è difficile capirne gli umori o solo in chat o magari solo in videoconferenza. Per cui ecco, anche da questo punto di vista, questo strumento tecnologico ci è venuto in aiuto, ci è venuto in soccorso e l'abbiamo scelto. Spento tutto. Cosa devo schiacciare? Oh. Ah, abbiamo scelto questo strumento tecnologico per darci una mano a migliorare questi aspetti della vita aziendale che altrimenti erano difficili migliorare. Che era difficile migliorare. La cosa più interessante però, a me la cosa che mi ha incuriosito di più è la questione salari. La questione salari, un bel giorno eravamo in ufficio, alla macchinetta in cucina, mentre bevevamo un caffè, e facevamo quanto prendi tu, ma quanto prendo io, e così via. Di solito un po' chiacchiere in ufficio, in realtà poi non si dice mai quanto prendi tu, chissà quanto prende quello lì, perché si parla sempre degli assenti. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto, ma un po' una rottura di scatole questa questione del quanto prendi tu, quanto prendo io e così via. Non tanto per invidie, gelosie, perché poi io penso che se quel collega prende più di me, ben venga, so che posso arrivare anche io a quella cifra lì se in qualche maniera arrivo a livello di quel collega lì. Quindi non tanto per invidie e gelosie, ma per capire un po' veramente se ci fossero delle iniquità, delle cose non positive in come vengono distribuiti gli stipendi. Ad esempio, ci siamo chiesti, le ragazze in azienda prendono meno soldi dei ragazzi? Boh, era difficile dirlo, ok, mi bastava andare dal commercialista e potevamo chiedere, però era un'informazione a cui non tutti avevano ovviamente accesso. O ad esempio, quanto influenza l'età, quanto influenza gli anni da cui stai lavorando sulla paga. E allora in maniera abbastanza autonoma io ho deciso di chi vuole può pubblicare su un foglio Excel il suo stipendio, si mette il RAL, poi il commercialista ce lo valida perché ovviamente è difficilissimo capire quant'è il RAL, con gli aumenti e così via, e abbiamo creato questo file condiviso dove tutti possono accedere, dove chi vuole, chi non vuole può farne ovviamente meno, mette il proprio stipendio. Questo ecco, ci ha fatto
aumentare quello che era appunto la trasparenza in azienda, anche su questo discorso che spesso è un po' spinoso, un po' critico, e ci dà la possibilità soprattutto di vedere se ci sono delle discrepanze, delle diversità che altrimenti avremmo fatto fatica a vedere, come vi dicevo le ragazze, o come vi dicevo, oppure sui nuovi assunti o sulle diverse specializzazioni. Tu sei specializzato nella parte di UX, io invece DevOps, vediamo quanto cambia lo stipendio. In più ci ha permesso anche di vedere quanto il nostro stipendio è ad esempio allineato con la media degli stipendi italiani nel nostro settore, diviso per città e così via. Interessante quindi anche questa cosa. Non mi funziona più il telecomandino. Dovete imbranato su queste cose tecnologiche. No, magari non è il focus. Prova ora. Ok. Sì, è andato. Aspetta. Ok. Continuiamo con la persona al centro. Vi stuferò per due ore più o meno con il discorso della persona al centro, non è vero. Come vi dicevo, siamo un insieme di persone, facile, cosa sappiamo fare? La cosa più facile è parlare con il computer. Il computer gli dai la risposta, scrivi qualcosa, ti risponde nello stesso modo ogni volta che scrivi quella cosa lì. Con le persone è molto più complessa la questione. Diamo grossa rilevanza a quello che è il team delle persone, il team che creiamo all'interno dell'azienda. Cosa vuol dire il team? Voglio dire semplicemente dei gruppi di persone che o si focalizzano su un particolare cliente, ad esempio, quindi semplicemente portano avanti quel lavoro, o si focalizzano ad esempio su un aspetto della vita aziendale, ad esempio migliorare gli spazi che abbiamo in azienda, in Valtellina. Perché diamo importanza al team? Perché nessuna persona deve in qualche maniera rimanere da sola, lavorare da sola, sentirsi fuori dall'azienda. Questo anche perché da quando siamo diventati tanti e ci siamo distribuiti un po' in giro per l'Italia, è facile cadere nel tu lavori da casa, già sei solo tutto il giorno, non frequenti spesso l'azienda. Se non costruiamo dei gruppi eterogenei con cui lavorare sulle cose, diventa ancora più difficile portare avanti questo discorso di rimanere legato all'azienda. Ai team agganciamo un bilancio di team. Ogni team che lavora su un cliente in qualche maniera imputa le spese sempre sul classico foglio Excel che ha su quel cliente, vede i ricavi che ci sono da quel cliente e riesce a fare un bilancino di quello che sono costi e ricavi su quel particolare cliente. I costi sono ad esempio prima di tutti gli stipendi, il noleggio dei computer, le trasferte e così via, e i ricavi sono ovviamente le fatture che emettiamo a quel cliente. Anche questo ci ha dato la possibilità di vedere come l'andamento di lo spostamento, anzi, di persone da un team all'altro influenza le cose. Ad esempio, questo team è composto da tanti junior, questo team è composto da troppi senior e così via. Avere una situazione chiara e ben definita sicuramente dà la possibilità di fare dei ragionamenti più ponderati. Stessa cosa la facciamo per il recruitment. Non abbiamo un reparto di risorse umane, non abbiamo persone che fanno questo 8 ore al giorno, abbiamo però la necessità di assumere persone. Ovviamente da dove deriva questa necessità? Chi è che sente questa necessità? Direttamente le persone che lavorano sui vari progetti. Per cui una persona che si sente in sofferenza perché il progetto è grande, un
team di persone che sentono insofferenza perché il progetto è grande, le scadenze sono vicine, è la prima persona che sente la necessità di assumere qualcuno, di farsi dare una mano. È la persona che poi, sono le persone che poi sanno direttamente di cosa hanno bisogno, se hanno bisogno di una figura con una certa professionalità piuttosto che una figura con un'altra professionalità. Per cui non passiamo da un reparto di HR, di persone che, a cui delego la responsabilità di assumere una persona e così via, ma semplicemente facciamo direttamente noi i colloqui, cerchiamo le persone attraverso svariati canali e con queste persone poi se troviamo in qualche maniera se ci piacciono queste persone, se pensiamo che possono essere trovarsi bene in azienda e vediamo che in qualche maniera hanno i nostri stessi principi o comunque in qualche maniera seguono quello che sono le nostre basi filosofiche, decidiamo anche, abbiamo anche la parte economica, raccontiamo anche la parte economica direttamente senza passare da nessuno, per cui anche dal punto di vista economico siamo totalmente autonomi, non dobbiamo passare da nessuno, ma proponiamo noi uno stipendio. Ce n'è ancora uno di Pallozzolo. Come teniamo legate tutte queste cose? Ci vuole un collante in qualche maniera che tenga legata tutta la parte di gestione del lavoro quotidiano, tutta la parte di gestione del sempre del quotidiano, ma legata a dove operiamo e così via, la parte di andare a cercare persone. Questo collante lo fa la filosofia. Ci siamo incontrati con questa ragazza che appunto fa la filosofa, ha insegnato per anni in qualche scuola e inizialmente abbiamo con una collaborazione provato a fare qualcosa insieme, qualche discorso insieme e poi questa ragazza è diventata una nostra collega e porta avanti dei temi per cui ci aiuta attraverso la filosofia a rispondere a certe domande che in qualche maniera, che ci autosolleviamo in qualche maniera. Anche questo è interessante perché è una figura che invece di avere lo psicologo, che andava di moda qualche anno fa, la figura del filosofo può dare delle risposte che vanno oltre al personale, allo stato mentale della persona, allo stato d'ansia della persona, ma va a cercare di dare delle risposte, poi la maggior parte delle volte sono più domande, sulla vita aziendale. Tutto questo poi deve essere in qualche maniera governato da qualcosa. Governato non vuol dire imposto, perché appunto come vi dicevo prima abbiamo un'organizzazione piatta, nessuno ci impone sostanzialmente niente. Vuol dire che non abbiamo regole? No, se non avessimo regole penso che imploderemmo in 40 minuti. Ci diamo delle regole, la cosa interessante è che ce le autodiamo queste regole. E come ci facciamo? Come dicevo prima, abbiamo dei processi decisionali con cui riusciamo a prendere queste regole. Un altro processo decisionale che stiamo vagliando è il Coglotta, che è una forma di un processo decisionale africano, non mi ricordo di dove, 5 minuti. Del Botswana, bravo, grazie, antichissimo, che ha tutta una serie di workflow, una serie di passaggi con cui si prende una decisione. La cosa interessante è che stiamo cercando di informatizzarlo, questo processo, informatizzarlo per renderlo standard, utilizzabile da tutti e in qualche maniera fruibile. La difficoltà è appunto questa, imporci delle regole che poi dobbiamo andare a rispettare, perché ovvio che è facile dire ok, abbiamo questa regola qui, ad esempio abbiamo la regola le ferie limitate, non abbiamo sostanzialmente, per chi vuole ovviamente, c'è la possibilità di fare durante l'anno quante ferie si vogliono, non c'è ancora capitato il caso che uno prendesse 6 mesi di ferie.
ci è capitato il caso in cui uno non è fermo invece. E lì ecco, ci vuole una piccola regola, un qualcosa che in qualche maniera non obblighi la persona a prendere ferie, ma almeno cerchi di vedere se quella persona non ha preso ferie perché non gli piace andare in ferie, o non ha preso ferie perché è estremamente stressato dal lavoro. Nel primo caso, vabbè, se non ti piace andare in ferie e vuoi lavorare, va bene, non c'è problema. Nel secondo caso invece è un problema, è qualcosa di evidentemente da risolvere. E qui ci siamo dati ad esempio questa regola per cui ogni persona in azienda, ce la stiamo ancora dando, stiamo cercando di strutturarla un po' meglio, ogni persona in azienda ha 3-4 persone che in qualche maniera gli fanno da angelo, persona fidata, persona amica, e vedono se quella persona per qualche motivo non sta bene, non riesce ad andare in ferie o ha qualche altro problema, e in qualche maniera sollevano questa cosa. Anche questo per non lasciare sempre le questioni solo nel sottobosco, ma di portare il prima possibile queste questioni allo scoperto. Ci diamo delle regole e il posto più figo dove scriverle, anche perché quello che dobbiamo fare è nel codice. Per cui, ad esempio, ci inventiamo dei bot che sollecitano ogni tanto, se ci sono questioni specifiche, ad esempio a chiedere al collega come sta, se va tutto bene, e così via. Scrivere una cosa nel codice, condividere il sorgente di questo codice su GitHub, cosa vuol dire? Vuol dire creare delle regole che ci siamo autoimposti, ci piacciono a livello iniziale, però facciamo anche il passettino dopo, ce le facciamo anche rispettare in autonomia. Creiamo degli stressori in qualche maniera che sono uguali per tutti, che dobbiamo seguire, che ci danno una mano a portare avanti queste cose. Ad esempio abbiamo pubblicato su GitHub un ebook che diventa sempre più mastodontico, ormai è un'opera fluviale, e lì ci scriviamo tutto quello che è per noi importante nella vita aziendale. Piccolo segreto che vi svelo: quando una persona fa il colloquio, gli diamo il link dell'ebook, e nell'ebook c'è scritto che il primo giorno che arrivi in azienda devi portarti una tazza per bere il tè, il caffè, quello che vuoi berti. Se la persona, poi gli chiediamo, hai letto l'handbook? Sì, se ha la tazza, l'ha letto, se non ha la tazza, non l'ha letto. Lui, ecco, l'errore sonda, diciamo, in qualche maniera. Non viene licenziato, però. Però se lì senza tazza dici, l'ho letto, stai parlando. Esatto. Concludo che sto sforando tantissimo. Tutte queste cose le facciamo, tutti questi stressori tecnologici li facciamo anche per le altre parti della vita aziendale, note spese, feedback che diamo all'azienda e così via. E una parte che è incredibilmente interessante, perché semplicemente deleghiamo a degli strumenti tecnologici, anzi riversiamo in questi strumenti tecnologici quello che è un po' le nostre idee su come la nostra azienda deve andare, su come troviamo un modo di rimanere, di restare felici. Ecco, grazie.